Ciao a tutti Ciccio Fappi aspiranti guerrieri e buon culo a tutti voi! Finalmente siamo riusciti a tornare su Fire Emblem Heroes nonostante il mio fallimento nel non riuscire a portarvi sul canale la battaglia legame di Alma e Celica che non sono riuscito purtroppo a superare a livello infernale. Comunque ieri per la prima volta ho provato a fare l'assalto a squadre che non avevo ancora giocato perché aspettavo di finire prima tutte le sfide a catena. Impresa che non sono riuscito a fare, dunque alla fine ho detto ma sì, proviamo questo assalto a squadre. E in una nottata sono riuscito a finirlo. Ho pianto un po', perché comunque riuscire a trovare la combinazione giusta di errori da usare in certe mappe è davvero difficile. Però dopo un po' di sperimentazioni finalmente sono riuscito a portarmela a casa. Dunque, per chi non sapesse come funzionano queste assalto a squadre, in sostanza è un po' un misto semplicemente tra le grandi battaglie e in sostanza le sfide a catena, perché bisogna bisogna praticamente finire 5 mappe di fila come le sfide a catena. Non bisogna che nessuno dei vostri eroi muoia, proprio come le grandi battaglie, quindi bisogna superare 5 mappe con 4 eroi ciascuno. Ognuno di questi 4 eroi in ogni mappa deve rimanere in vita, quindi nessuna morte. In più gli eroi che vengono usati in ogni mappa scompaiono magicamente perché vengono catturati nonostante tu abbia sconfitto tutti i nemici, ma vabbè, lasciamo stare. Quindi gli eroi vengono cancellati in sostanza e quindi bisogna avere 20 eroi diversi per finire tutte e 5 le mappe. Il problema è che non valgono i duplicati. Se io ho due Hector e gioco Hector, il primo Hector nella mappa numero 1, ad esempio, non potrò giocarlo successivo. Il secondo Hector, nonostante io ce l'abbia, non posso usarlo nelle mappe successive. Quindi bisogna avere 20 eroi tutti diversi. Quindi ora vi faccio vedere la tecnica che ho usato io. Questo qui è il primo team che ho usato. Come potete vedere ci sono due 5 stelle e poi due eroi che ho messo completamente a caso, perché ho notato che per completare questa mappa mi bastavano questi due eroi. Quindi a che pro mettere degli eroi che potevano servirmi in delle mappe successive? Ovviamente nessun pro. Quindi ho deciso semplicemente di mettere degli eroi a caso e quindi in tal modo evitare di sprecare eroi che potessero essere preziosi. I nemici di tutte di questa salta squadre fortunatamente non hanno skill, come potete vedere, sono tutti a livello 40, però hanno delle statistiche molto buffate. Qui ragazzi, ovviamente questa è la prima mappa, è semplice. Qui abbiamo uno Jägen che ha una difesa più bassa della resistenza, quindi vi servirà praticamente un verde con una buona difesa e siete a posto. Prima abbiamo parlato di Hector, ma insomma io ad esempio non ce l'ho, però ho notato che ho questa bellissima Tiki che ha 21 più con difesa vicina arriva praticamente a 35, quindi sicuramente la mia Tiki può occuparsi del suo Jägen. Per Marth e Shida invece ho preso Efraim perché è un blu molto solido, ha una difesa bella alta e ovviamente qui non essendoci né draghi né Tommy, praticamente questo Efraim con 37 in difesa ho pensato che fosse la scelta migliore. Per cui qui ad esempio con Efraim do il colpo di grazia a Jägen e poi posso tranquillamente vedermela insomma con Shida e Marth. Qui come vedete Marth in realtà ha una difesa bella altina insomma rispetto alla resistenza, però insomma il nostro Efraim, come ho detto, ha una difesa bella alta, quindi non avrà problemi né a occuparsi né di Marth né di Shida. Questa prima mappa ovviamente è molto molto facile, quindi insomma vedete voi di scegliere in base agli eroi che avete. Come vi ho detto, un buon verde bulky in difesa e un buon blu bulk in difesa, e non avrete proprio il minimo problema con questa. Ovviamente poi i problemi arriveranno un po' più avanti, ma ci arriveremo ragazzi. Qui ovviamente utilizzo qui Efraim per dare il colpo di grazia a Marth e poi facciamo passare il turno, aspettiamo che Shida si schianti contro Efraim e muoia. E ragazzi, con questo la nostra prima delle 5 mappe è andata a buon fine. La cosa simpatica di questa modalità è che comunque potete vedere la prossima mappa. Vedete, se io schiaccio su vedi mappa, fa vedere che eroi compariranno.
Quindi già qui uno si può fare un po' il punto della situazione. Comunque io so già come muovermi, quindi ve lo faccio vedere adesso direttamente dal vivo. Allora, qui ora che ci penso, avevo messo Lissa, ma posso anche toglierla. Perché non mi serve in questa mappa, quindi mettiamo un eroe a caso, Chrome, a livello 1, così. Allora, la strategia che ho usato per questa è la seguente. Ovviamente qui il pericolo maggiore sono sostanzialmente Leo e Xander. Elise non contatela perché ha 44, però comunque è una healer, non ha bastone irato, quindi insomma vi farà la metà dei danni, non è un gran problema. I problemi sono sicuramente Leo, perché un mago a cavallo che copre 5 spazi di attacco ovviamente è un problema. Infatti non per questo ho messo la mia Ninian, che ha anche adepto triangolo, quindi è in grado proprio di reggere facilmente i colpi di Leo, con accanto ovviamente la mia Novi, voglio dire, con accanto la mia Ninian, che gli aumenta ulteriormente la resistenza, ovviamente, come ben sapete. E poi praticamente per occuparmi di questa Camillona ho messo qui Ogma, che ha la spada forte, quindi come vedete Camilla ha una difesa un po' più bassa della resistenza, quindi è meglio prenderla dal punto di vista fisica. Ha un bel po' di DPS dal canto suo, però un attacco non molto alto. Xander, come vedete, ha una resistenza molto bassa, quindi con Noi e Ninian siamo praticamente facciamo molta coverage su di lui. Ricordatevi che ha Siegfried, che permette di rispondere a distanza, quindi se volete usare un mago blu assicuratevi che riesca ad uccidere Xander one shottandolo, perché sennò sono dolori. Io direi che qui possiamo cominciare. Io qui faccio ovviamente in modo che Leo vada a colpire la mia Noi e poi metto Ogma qui per metterlo in range di Camilla, così iniziamo già a togliere un po' di PS a Camilla. Eccolo qui che arriva, come vedete ci fa 18 danni perché Camilla ha ascia forte, come il nostro Ogma che ha spada forte, però comunque essendo la tipologia a nostro favore, essendo che Camilla non ha un attacco particolarmente alto, alla fine riusciamo a non prendere non troppi danni. Qui come vedete, come ho detto con Noi, reggiamo alla perfezione, purtroppo siamo però a 3 hit KO, quindi abbiamo bisogno di Noi, di far attaccare Noi 2 volte tramite Ninian. Quindi non lo so, se voi avete magari qualche personaggio migliore, ad esempio forse una buona scelta potrebbe essere Camus, in grado di rispondere a distanza a Leo, però ha una resistenza bassa Camus, esattamente non so se potrebbe essere efficace, però comunque avendo Leo una difesa più bassa della resistenza, se non erro, magari gli si potrebbe fare qualche danno in più. Comunque, con Noi ce la caviamo lo stesso alla perfezione. Qui con Ogma ovviamente possiamo fare piazza pulita di Camilla. Con Mezzogiorno ci recuperiamo anche qualche PS che ci sarà utile, perché ora questo Xander praticamente ci attaccherà Ogma. Per fortuna comunque che, come vedete, ci farà solo 30 danni, quindi il nostro Ogma rimarrà in vita fortunatamente. E qui ragazzi mi sono dovuto ricredere, perché ho sempre usato Ninian come support, diciamo. Però in questo caso è stata molto utile contro Xander, perché avendo lei una velocità molto elevata e avendo Xander una resistenza molto bassa, praticamente con Ninian mi è possibile fare un doppio attacco su Xander, che lo porta, come vedete, in fin di vita, e con Ogma possiamo praticamente mettere fine alla vita di Xander. Come vedete Chrome non l'ho dovuto utilizzare, per cui è rimasto semplicemente in panchina qui appunto con Xander. Insomma, con Ogma, volevo dire, finiamo Xander. Qui vabbè, attacchiamo Elise, insomma facciamola veloce, perché tanto adesso Elise praticamente si suiciderà decidendo di attaccarci. E anche la seconda mappa è stata superata. Per la terza, ragazzi, ho deciso di rispolverare praticamente il mio vecchio Horse Emblem più Zelker. Perché Zelker? Perché c'è un lanciere che è molto molto multi, e Zelker era l'unità perfetta per questa mappa. Vi faccio vedere come l'ho risolta. Ovviamente questo Gunter incita cavalleria,
La prima cosa che dovrete fare, ragazzi, è probabilmente farvi dare un colpo da questo arciere. Come vedete, da un attacco molto alto, 51, una velocità anche abbastanza discreta, però una velocità e una resistenza molto bassa. Infatti, ragazzi, questa mappa secondo me è fatta per Reinhardt, cioè Reinhardt è l'unità migliore che possiate utilizzare in questa mappa, perché abbiamo questo lottatore arco che ha una resistenza bassissima, poi abbiamo Roy che nonostante abbia una buona resistenza ha l'adepto triangolo, quindi riceve un ulteriore svantaggio da Reinhardt. Poi abbiamo questo Fantino che sì, ripeto, ha una buona resistenza, però comunque Reinhardt tira certe mazzate che sappiamo tutti. E poi abbiamo questo Fantino che, come ho detto, è perfetto per Zelker, perché Zelker comunque ha una buona difesa, come vedete 35, quindi è in grado di gestirselo bene. Qui ragazzi, io intanto sposto Zelker qua, perché poi così entrerà nel range di questo Fantino. Reinhardt però non mi serve, lo metto qui. Gunther lo metto qui, che deve sempre stare in mezzo tra Eldigan e Reinhardt per dargli il boost da incita cavalleria. E qui lascio Reinhardt a prendersi l'attacco dell'arciere. Come vedete, in vista della grande difesa di Reinhardt, prende solo 11 danni. Reinhardt non ci serve più, possiamo rimetterlo in panchina. Qui come vedete, 66 danni, polverizziamo l'arciere prima che possa farci qualsiasi cosa. Ole. E qui, come vi ho detto, lascio Zelker nel range di questo Fantino. Qui il Fantino spada lo lasciamo perché tanto non è nel range di nessuno. Vedete, 10 danni contro i 30 che gli facciamo noi. Credo che sia un ottimo compromesso. Qui, ragazzi, come vedete, Roy è praticamente a causa dell'albero e non riesce praticamente proprio fuori dal range. Quindi io posso spostare tranquillamente Reinhardt qua. E grazie ad Aura di Drago che io ho buildato rispetto al nostro tuono potente, possiamo eliminare questo Fantino, possiamo one shotarlo, che altrimenti non sarebbe rimasto in vita. Qui ragazzi è importante, se usate Zelker come sto facendo io, che la spostate qui, perché come vedete con un solo colpo non riuscirà a sconfiggere il Fantino, per cui dobbiamo lasciare lo spazio a Gunther di intervenire per finire il lavoro contro questo Fantino. E poi ragazzi, ovviamente, beh, c'è bisogno che io vi dica come va a finire. Abbiamo un Reinhardt contro un Roy che incredibilmente non riuscirà a distruggerlo, nonostante io abbia messo addirittura colpo mortale 2 su Reinhardt e nonostante ci sia adepto triangolo 3 per Roy. Però insomma ragazzi, abbiamo altri 3 eroi, un modo per uccidere Roy lo troviamo, voglio ben pensare. Ora ragazzi, c'è la mappa che mi ha dato più problemi. Sono solo 3 avversari, però ho avuto davvero un sacco di problemi, probabilmente perché non avevo gli eroi giusti per affrontarla. Quindi adesso in questa, comunque per sicurezza, metto Lissa qui, perché può servirmi curare. Alla fine ho deciso di utilizzare Cecilia e Xander insieme. Perché? Perché in questa mappa abbiamo un Frederick che ha una difesa elevatissima. E io infatti inizialmente volevo giocare Tiki contro di lui. Il problema è che non ci riuscivo con Tiki, non riuscivo a one-shotarlo nonostante abbia solo 17. Quindi alla fine mi sono detto, va bene, io ho Xander che è un wall molto, molto solido, che ha 40 in difesa. Ho detto, lo mando contro Krom e Frederick, e quello che succede, succede. Non potevo fare altro. Mi sono messo pure Azura in modo tale da eventualmente riuscire a fare qualche danno in più. E qui ragazzi, come vedete, probabilmente si attaccherà per primo Krom. Io c'ho Lissa là vicino in grado di curare, quindi non dovrebbe essere un problema. Anzi, se ce l'ho fatta senza Lissa, direi che ce la farò anche adesso. Krom pure ha una buona difesa, purtroppo non abbiamo nessun vantaggio di tipologia. Lissa là vicino potrebbe essere un problema, però noi comunque abbiamo Cecilia nelle retrovie che può colpire. 10 danni, beh, 10 danni. Abbiamo comunque Azura che può fargli fare la danza, quindi possiamo attaccare più volte con Cecilia. E il resto fortunatamente dovrebbe farlo
Dovrebbe farlo Xander con Ignis. Vediamo. Vediamo che succede. Qui Lissa continua a curarlo. Qui abbiamo Ignis finalmente. Con Xander. Quindi vediamo, dovremmo riuscire a uccidere perfetto, perché Ignis aumenta l'80% della difesa, cioè aumenta l'attacco dell'80% della difesa dell'utilizzatore. Come avete visto, Xander ha 40, quindi. E qui credo proprio che al prossimo giro Frederick dovrebbe di regola attaccare. Ah no, si avvicina Lissa. Lissa vuole essere praticamente polverizzata, non è un problema per noi. La distruggiamo con piacere, visto che abbiamo una Cecilia con Adepto Triangolo e Viride Corvo. Quindi ottiene vantaggio su di lei, perché ha vantaggio anche sulle unità neutre. Direi che tramite Azzura, utilizzando Azzura, possiamo tranquillamente... Ah no, non la uccidiamo. Vabbè, la uccidiamo con Thunder, voglio dire. E ragazzi, beh, nonostante Frederick abbia veramente una buona difesa di 44, credo che nulla possa contro Xander. Quindi, gira e rigira, ragazzi, siamo riusciti a portarci a casa, fortunatamente, anche questa mappa. Qui ovviamente per velocizzare le cose utilizza anche Cecilia con arco selenico, perché... Xander da solo non credo sarebbe riuscito a one-shottarlo. Infatti gli fa 20, ma al prossimo turno avremmo avuto comunque Ignis. Quindi, ragazzi, io ho usato questa strategia. Questa mappa mi ha fatto davvero sudare. Però alla fine, come vedete, l'idea di mettere uno un wall con una difesa molto alta alla fine ha dato i suoi frutti. E qua, ragazzi, apro piccola parentesi, tra l'altro, io ho la fortuna di avere tutte e tre le dancer disponibili nel gioco: Ninian, Azzura e Olivia, come vedete qua. E ragazzi, devo dirvi che comunque secondo me le dancer in questa modalità sono essenziali, quindi sono stato abbastanza fortunato a possederle tutte e tre, perché in tre mappe ho potuto sfruttare tre dancer diverse, quindi devo ammettere che sono stato abbastanza fortunato. Comunque ragazzi, questa bitmap, sempre a pensare a Sif, questa mappa, ragazzi, è praticamente fatta per Abel, perché abbiamo dei ninja che hanno una difesa, come vedete, scandalosa di 16 e una velocità altissima che voi non potrete mai doppiare, quindi è preferibile usare praticamente un qualcuno dotato di arma forte, in grado di fare attacco doppio di default, ovviamente di danno fisico, quindi è perfetto per Abel. Poi abbiamo un Nabarl che, oltre ad avere una difesa di 28, è un utilizzatore di spada, e Abel c'ha spezza spada di base come abilità. Quindi, come potete vedere, ragazzi, questa mappa è fatta proprio per Abel, per eccellenza. E poi abbiamo anche un Riss, appunto, con una difesa sempre molto molto bassa. Quindi, ragazzi, questa mappa Abel star assoluta. Tronk e Faili ho messi così giusto per scrupolo, ma ragazzi, quello che andremo ad utilizzare in questa mappa è solamente Abel, in sostanza. Io mi preparo già qui all'arrivo del ninja e di Nabarl. Metto Olivia vicino, ovviamente, perché la dovrò andare subito a sfruttare. Come vedete, 28x2, il ladro lo spappoliamo con Abel senza alcun problema. Possiamo utilizzare la danza di Olivia per far attaccare Abel, perché, come sapete, le armi forti si attivano solo se sei tu ad attaccare per primo. Quindi con spezza spada, come vedete, possiamo fare 24x4 danni. Togliamoci di mezzo anche Nabar. Purtroppo non sono abbastanza da evitare di prendere danni. Però, come vedete, l'importante è che già il primo turno ci siamo fatti praticamente fuori due unità. Yes. Bene. Cerchiamo di proteggere i nostri... Allora, io direi di far dare al ladro per sicurezza, tanto Faili regge che ha una buona difesa di 28. Facciamo dare al ladro un colpo a Faili, perché non vorrei entrare nel range di Briss, che non si sa mai. Quindi facciamo prendere a Faili due colpi, che tanto gli regge.
Bene, perfetto. Perfettissimo. Ma alla fine... alla fine sono entrato lo stesso nel range di Vriss. Vabbè, non penso di perdere proprio all'ultima, perché sennò, ragazzi, potrei sclerare. Potrei seriamente sclerare. Allora, non avviciniamo, non facciamo entrare, per carità, Olivia nel range di Vriss, perché ce l'ho a livello 2 e me la distrugge. Avrà 5 di 2 di resistenza, quindi non facciamo cagate. E a sto punto io direi di uccidere il ladro. Poi credo che Vriss non dovrebbe uccidermi Abel, eh. Cioè, se dovesse succedere, piango la vita. Vabbè, avviciniamo pure Fae, giusto per... ok. Dico, è un healer, non si sa mai, però... dico, vabbè, Abel ha 25, effettivamente... no, ho tutta gente con resistenza alta, mi ricordavo peggio. E qui, ragazzi, con un bel 17x4, Abel mette fine, finalmente, al nostro assalto a squadre. Come vedete, non è particolarmente difficile, bisogna solo trovare i personaggi adatti ad ogni mappa. Io ve li ho fatti vedere, diciamo, secondo me sono molto, come vi ho detto, per la prima mappa è importante avere un buon wall fisico verde e uno blu. Per la seconda, lì dovete cercare un po' di attrezzarvi voi, però comunque se trovate qualcuno che possa rispondere a distanza a Leo, è cosa buona e giusta. Per la terza, come vi ho fatto vedere, secondo me Reinhardt è l'unità migliore. Per la quarta vi consiglio di usare un qualche stratagemma simile al mio. Se avete un'unità rossa con una buona difesa e un healer, potete fare il, insomma, il trucchetto che ho utilizzato io e fargli assorbire i colpi e curarlo. E per l'ultima, ragazzi, se avete Abel o se proprio non ce l'avete, un utilizzatore comunque di arma forte, come potete vedere, è la tecnica vincente, secondo me. Ragazzi, per questo assalto a squadre credo che non ci sia altro da dire. Io vi ringrazio per aver visto questo tutorial, che è venuto lunghissimo, ovviamente come nel mio stile, però ho cercato di dirvi mappa per mappa, di analizzarle e di dirvi le migliori strategie, le migliori tecniche per superarle, quindi spero che comunque abbiate apprezzato tutto questo. Io vi saluto e colgo l'occasione per ricordarvi che alle 19, quindi fra pochissimo, potrei iniziare con leggero ritardo, comunque... tra pochissimo ci sarà la live di Crash Bandicoot 2. A presto, ciao ciao!